You check my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my wheel, but what a thrill. Couldn't it rage, it grip balls of fire. I left in love, but I thought it was funny. But you came along and you moved me, honey. I changed my mind, this love is fine. Couldn't it rage, it grip balls of fire. Kiss me, baby. Yeah. Oh, che bel suono, aspetta. Se fa così. Bene, bene, ma se fa così. Allora, ancora un altro appuntamento con l'ufficio meteorologico degli aeroplani a molla qui di Firenze. Abbiamo in linea il dottor Diana. Dottor Diana, ci sente? Sì. Ci sente? Sì. Eccolo qua. Bene. Dottore, buonasera, tutto buonasera. Bene? Buonasera, tutto bene. Come ha trascorso la settimana? Bene. Ecco, devo dire che insomma le sue previsioni sono state veramente ottimali. Sì, discrete, sì. Sono state ottimali e sì. Abbiamo avuto dei riscontri. Sì, un pochino. Lei li ha avuti i riscontri? No, un pochino, via. Ah, ecco, ho capito. Senta, e questa settimana che cosa ci presenta? Senta di buono. Ma questa settimana mi sembra che la giornata è bellissima, c'è anche un po' di sole, c'è magari oggi c'è il sole e domani magari pioverà oppure c'è un po' di nuvole. Ecco, e questo come si fa a saperlo? Ora io le faccio vedere. Ecco, vediamo un po'. Allora, ora è un po' di nuvole. Ma dove? Su quale parte dell'Italia? L'Italia centrale? Sì. Ecco, perfetto, l'Italia centrale. Via. Metto qui. A Livorno? Sì. Va bene. Eccomi. Ecco. E poi? E poi metto un po' di sole perché c'è la giornata. Ma in settentrione o in meridione, dottore? O sulle isole? Sulle isole, via. Ecco. C'è un po' di sole. Metto. Ecco qua. Perfetto, dottore. Ma a lei le dà noia il sole? Un pochino. Ora mi metto il cappellino perché non posso guardare in alto così. Ecco, ecco. Perfetto. Devo dirle che le dona, dottore? Sì. Sì. Ecco, un po' più alto così la vediamo meglio. Ecco, così. Perfetto. Senta, dottore, e le coste? Le coste... E c'è un po' di... Sono frastagliate? Sì, un pochettino. Ho capito. Vuol vedere? Sì. Ci metto un po' di... Ci faccio i segni. Ecco. Ecco. Ecco qua. Perfetto. Visti da qui sembrano un po' di cerotti, però insomma rende sì, l'idea. Ma questi sono per fare i segni. Ecco, ho capito. Ah, ho una cosa, mi domandavano... Mi domandavano la Puglia. E la Puglia c'è un po' di sole. C'è un po' di sole? Sì. Ho capito. E ci mettiamo questa. Perché? Ecco qui. Ecco, mi perdoni, volevo sapere, le autostrade sono intasate? Come? Le strade? Le autostrade. Le autostrade? Sì. Un pochino, perché c'è un po' di... E il traffico è in aumento. Vedono che c'è un po' di pioggia oppure un po' di nuvole, allora le macchine o si fermano o rallentano, c'è un po' di casino. Mi scusi, ma c'è Francesco che ha un momento di impasse. Mi scusi. Dico.
Non mi scusi, ma c'è Francesco, il nostro amico buon Francesco, ha un momento di impasse. Lei la capisce la parola impasse, no? Dottore, dica. Ecco, dico, la capisce la parola impasse? Impasse? Sì. E che è? I pasti? Ecco, perfetto. Ecco. Vogliamo sapere l'ultima cosa. Siccome questo fine settimana vogliamo andare al mare. Sì. Vogliamo sapere un attimino nel bacino. Sì, Così, noi vorremmo andare nel bacino dello Ionio. No, no, è buono, è buono. È buonissimo. Ma il bacino, il bacino, dico. Il bacino? Sì. E ci mettiamo il sole perché ed è buono. Ah, ecco. Allora, mettiamo il sole nel bacino dello Ionio. Ecco. Ecco, perfetto. No. Ecco, perfetto, perfetto. E il mare, il mare? Il mare è un po' mosso. Ah, ecco, quindi la barca non la possiamo no, tirare no, fuori? No, si può anche portare, però... Ma la possiamo tirare fuori? Sì, 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 sì. Sì? Sì, perché è basso. È basso. Okay. Senta, ho un'altra mare cosa. Mare mosso. Come? Mare mosso. Ah, mare molto mosso. Mosso, poco, poco. Ma allora non la possiamo tirare fuori? Sì. Si mette qui, allora. Ecco. Perfetto. Senta, un'altra domanda, siccome c'è Francesco che ama molto la canoa... Sì. La conosce la canoa, no? Sì, sì. Ecco. Voleva, siccome voleva risalire... Ma con quello non ci può andare. No, ma voleva risalire l'Arno. L'Arno? Sì. L'Arno è un po' calmo. Ecco, voleva risalirlo da Bocca d'Arno, sì. Lì a Pisa, no? Fino a Pisa. Cioè, lui voleva risalirlo da Bocca d'Arno a Pisa fino al Monte Falterona. Ma è un po' mosso, eh? Sì? Sì, mi sembra... Okay. Un po' rischioso, via. È rischioso, eh? Sì, è rischioso. Ma ci sono tumori da alluvioni? No, alluvioni no, però è un po' rischioso per andare con la barca. Ma a ritroso si può andare, sì, non c'è corrente. Al ritorno sì, no, no, al ritorno magari ci può anche andare. Dottore, io la ringrazio molto. Bene, grazie. Lei è stato molto, molto gentile, ci ha veramente dato momento di meteorologia. E la salutiamo con molto affetto. Vuole grazie. Salutare gli amici di Ciao Johnny? Io vi saluto. Arrivederci. Ah, l'ultima cosa, c'era qui e mi domandavano, mi perdoni che è sempre molto importante, la pressione isobarica, come può essere quantizzata? Ma sui 50-60. Ecco, ho capito. La ringrazio molto, arrivederla dottore. Arrivederci, arrivederci. 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 Un'esistenza
fra il bene e il male, un lungo viaggio di destini da sopportare.